Ragazzi, oggi sono qui in un nuovo video. Sono i 5 giochi più brutti, una recensione su 5 giochi più brutti che ho io. Allora, iniziamo col primo. Il primo è, questo non so se si vede bene, comunque è il Tour de France. Te lo faccio vedere, si legge del 2012. Allora, secondo me non mi piace, è brutto. Non ha realisticità, brutto, proprio brutto, non si gioca male, anche perché forse a me non piace questo il ciclismo, non lo capisco, però è il più brutto e ci ho speso soldi, ma ne farei pure a me, butterei pure via, ma dai, mi viene qualche schermizzo qualche volta, ci giocherei. Un altro gioco, questo mi ha deluso parecchio, è uno dei cartoni che guardo di più. Guardo pure io, era Dragon Ball. Precisamente il Battle of Z. Non mi piace, brutto, brutto, veramente. Vi faccio vedere meglio, brutto, veramente, guardate. Brutto, brutto. Un 4 per combattere, non piace. Poi, no. Veramente no, questo è un no autentico. No, questo è proprio la più grande delusione. La più grande. Io pensavo un migliore nel mondo, è arrivata la grande delusione. Invece non si è rivelato una grande delusione Dragon Ball. Xenoverse. Ma quello non l'ho messo manco in realtà perché c'erano giochi migliori. Pensavo un altro, ma deluso. One Piece. Pirate Warrior 3. Non so chi se lo guarda One Piece, io me lo guardo personalmente. Mi aspetto una cosa, mi aspettavo un gioco sensazionale. Non lo so, tutte le lotte, beh, mi aspettavo delle lotte, un gioco sensazionale, secondo me. Per questo un gioco di brutto, non voglio dire parolacce, brutto, bruttissimo. Un gioco che non vi consiglio, ragazzi. Ora veniamo all'ultimo gioco, il penultimo, ed è Half-Life Protocol, il gioco di ruolo spionaggio. Allora, questo è quello migliore tra quelli lì, comunque. Beh, lo succede a me, è che me l'aspettavo un pochino più, come si dice? Più facile in un certo senso, perché è troppo difficile, troppo difficile, non ci capisci in quel gioco. Io sono arrivato a un punto, mi sono fermato lì, non ci ho capito più niente. È troppo facile, è bello, perché è bello, mi piace l'arpe, però mi aspettavo un pochetto più facile. Io ora mi do un po' un ciclo proprio per questa situazione qua. E passiamo al migliore dei peggiori, ovviamente. Il migliore dei peggiori è NBA 2017. Ci gioco poco perché ci gioco poco, però me l'aspettavo migliore. Cioè, bello, se per sé. Bene fatto pure fatti bene come si dice, i personaggi, fatti tutti bene. La modalità storia molto bella, col giocatore creato, bellissima, ma il gioco lascia un po' a desiderare. Intanto c'è un giocatore che non viene da ridere quando ne parla, che c'ha, è bianco, la faccia è bianca, e poi c'è le braccia nere, praticamente tutte nere, e io non riesco a capire perché. Non riesco più a capirci il perché. Comunque, insomma, bello, un bel gioco. Aspetta che. Un po'. Usa basket. Usa basketball. Scende in campo con il team USA, con il roster del 2016 di Coach Key a bordo campo. Coach Cap. Che best, immagini Dragon Ball 40 Sheet Ball Sound e Michael B. Jordan,
chiamata 2K, GeoK. In tale gioco affronta il giocatore affronta il gioco preferisce modalità che include la mia carriera, la squadra, la scuola, Blacktop e molto ancora, Basket Eurologia. Gioca nel miglior 21 club europei, a queste squadre che parteciperanno all'Euroleague, di una serie di un assetto con l'Olimpia Milano, Real Madrid e Brose Basket. Comunque, leggendo qua, sembra un gioco impeccabile pure, ma no. Ma questo non è un gioco, infatti non è un gioco brutto, più bello da quegli altri, sì, ma è brutto, bruttissimo. Ragazzi, allora, che vi devo dire? Ve lo mostro il vostro gioco una volta, in caso non si sia visto bene, non vi consiglio assolutamente di comprarli, brutto esteticamente no, come grafica sono tutti belli, ma sono brutti, c'hanno storie a casaccio, c'hanno storie a casaccio, non preparate belli, no, no, per niente. Ragazzi, lasciate un like, io vi saluto, ciao ragazzi!